Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. E oggi vi presenteremo un altro libro. Un libro che si chiama Racconti di Natale, scritto dalla nostra amica Sara Fasciano, che è una raccolta di racconti che si possono leggere aspettando il Natale. Quindi, un po', sì, si chiama Sara come me. Diciamo un... No, senza H lei. Un calendario dell'avvento libro. Guardate che meraviglia, meraviglioso. Adesso vi faccio vedere, facciamo vedere agli amici le illustrazioni meravigliose. Poi guardate Sara cosa si è inventata, dopo vi faccio vedere qui. Si è inventata questo codicino che basta scansionare e offre una musichetta che fa da sottofondo alle nostre letture. Così voi leggete, avete anche la musichetta di sottofondo. Adesso facciamo con il QR code, lo scansioniamo, se mamma riesce a parlare, e poi ascoltiamo la musichetta. Adesso facciamo vedere un po' questo. Fai vedere, senza far vedere troppo, perché dobbiamo dire agli amici, si devono comprare il libro su Amazon. Racconti di Natale. Dal 1 al 24 dicembre, una favola al giorno. Questo abbiamo fatto appena vedere. Qui c'è il codicino per la musichetta. Guardate, sono bellissime le illustrazioni. Bellissime. Babbo Natale, no, questa è una motoslitta. Adesso guardate che vi faccio vedere una sorpresa. Aspetta, aspetta. Che trovo. C'era il Grinch. Ecco, quattro gatti, guardate chi c'è scritto. Sara con l'H. Ari e Ale, che sono le figlie della nostra amica Giusy, che anche Giusy ha scritto tanti bellissimi libri. Poi Anais e Sofì, vi ha inclusi nel suo libro. E mio papà? Sì, ci sarà anche il tuo nome, Lorenzo, nel libro. E di papà? Papà non lo so, però il tuo sì. Guardate che meravigliose illustrazioni, veramente meravigliose. Ma chi sono di quelle? Non chiamo solo io e papà. Quindi ripetiamo agli amici, dove trovano in vendita questo libro? Su Amazon. Lo possono ordinare fin da subito, così gli arriva entro il 1° dicembre e possono leggere assieme ai loro bambini una favola al giorno. Voi volete iniziare a leggere? Sì! Inizia a leggere la prima. Quindi ricordiamo agli amici che vadano a seguire anche Sara Fasciano, autrice, su Instagram, su YouTube, e che vadano a vedere perché ha scritto anche tantissimi altri bei libri. Inizia pure a leggere. Babbo Natale. Babbo Natale e la lezione delle ali. C'era una volta nella magica terra di Natale un saluta Babbo gli amici Natale. E continua a leggere. Un Babbo Natale un po' diverso dagli altri.